Amici. Allora, oggi è mercoledì e quindi vuol dire che oggi è Mirrorledì. E quindi questo vuol dire che oggi avremo un Terran versus Protoss versus Zerg versus Protoss. È il tipico Mirrorledì. Ma dobbiamo fare Protoss. Un TVT. No. Beh. Non so di cosa tu stia parlando, oggi è Mirrorledì. Tornano i fan! E si vede. E si vede. Beh, in realtà è Mirrorledì perché è fan contro fan o fan con fan. Cosa succede? Non lo qui? So, praticamente, visto che non mi andava di farti vedere, darti l'egemonia sul TVT, ho deciso di... Come se avesse l'egemonia con la chat di TVT. Queste nuove parole. Va bene, quindi praticamente tu vuoi farvi vedere un 2v2. Sì. Che non è Mirror. Che non è Mirror, quindi stiamo solo sulla base del Terra. Però è un Mirror Lady, ok? Va bene. Ok, siamo d'accordo di questo. Allora andiamo subito a introdurre i giocatori. Ti ricordo che ha deciso di perdere, papando un macro game in un team game. Notiamo esatto. Subito. Vi ricordo che le mappe per il multiplayer team game nella beta ancora non ci sono, quindi sono si quelle utilizzano piccoline. Quelli dell'1v1. E ricordiamo che non c'è il matchmaking neanche per i team game, quindi in questo caso sicuramente sarà un'amichevole. Sì, un'amichevole scelta comunque tra giocatori sconosciuti, quindi probabilmente TubeSock e Satiri sono gli avversari, i nemici, i villain in questo caso sono gli Evil Doers. Invece i buoni sono Nine. Sono Nine, uno Zerg che tra l'altro ci segue da molto tempo. Che già castammo. Già sì, tempo fa castammo, andate Swikes. A cercare un suo game. E Svikes, che non si sa chi sia, però probabilmente è Vi del clan S. Oppure Vi del clan Sx. Cioè, tutte le serie valide. Io ragazzi però vi invito a osservare con attenzione questo replay perché potremmo vedere qual è appunto il futuro del team game su Atos the Swarm. Non cioè, solo. Swarm Host contro Faccio posh. Ma soprattutto vi ricordo ragazzi che questo è il primo team game della beta che andiamo a commentare. Probabilmente è il primo nell'universo che viene castato. Nessuno l'ha mai fatto. Neanche su Marte. Chissà se è vero. Sicuramente su Marte non l'abbiamo fatto. Non siamo neanche i primi in Italia. Sicuramente su Marte siamo non siamo i primi in Romagna ad aver castato. Siamo i primi in casa mia ad aver castato questa partita. E quindi è un'ottima cosa ragazzi. Intanto guardiamo come Safiri vorrebbe essere una larva in questo momento. Guardate come la guarda con... È lì che sta provando a scavare sotto il creep. Ma non ha burro e quindi non sa come fare. Non ha il burro. Esatto. Non è uscita questa. Non ha il burro. Chi è che aveva detto che faceva un'espansione rapida? Scusate. No, non era Nain. No, Nain ha detto faccio gli Zergling con le ali e poi se mi va mi espando. Ah, aveva detto così? Ok, mi è sembrato provo a farmi una fast attack. No, ma è tuo macro game. Hanno parlato comunque di macro questa game. Mappa si presta molto al macro game. Cioè, hai la base nella tua naturale. Cioè, vabbè, comunque sta aprendo semplicemente con un fast Zerg come se fosse uno ZVZ. Vedremo se adesso inonderà un po' di Zerg. Ah, decide di eliminare questa. Aveva paura forse di qualche cosa. I cattivi cosa stanno facendo? I cattivi da questa parte abbiamo TubeSock che decide di espandersi sbagliatissimo. Con complimenti a TubeSock, hai appena perso la partita. Aspetta, perché non ha un centro cibernetico TubeSock? Cioè, perché si espanse, non hai soldi molto probabilmente. Sì, ma prima ti fai un cibernetico e poi ti espandi. È la base. Beh, capito? Cioè, adesso la tira calma. Team Game, no, sai anche, le build di Hotz del Team Game adesso. No, ma allora ma la BC, che no, adesso la BC. Noz è cambiato. Noz è cambiato, si fa prima il Nexus, poi si fanno due Zelotti. E poi se c'è tempo si fanno anche le altre fanno cose. Centro cibernetico, maledetto bastardo. Centro quattro, cibernetico. Quattro. Questo tipo non mi convince, devo essere sincero. E ragazzi, se ci credete, io sono contentissimo di questa cosa, cioè che ti dice quanti lavoratori ci sono nel gas, nella base. Invece ci sono delle persone che si lamentano e lo tolgono. Attenzione perché qui Nine vuole essere un po' aggressivo, sta accumulando un sacco di Zerling, quando invece potrebbe macrare come un maledetto, perché credo che abbiano scautato. Invece no, ritiro quello che ho detto. Non Vieni qua, facciamogli paura. Facciamogli sentire la presenza. Guarda, e difatti partono con il mothership core. Perché questo amico proprio sono l'ultimo dei peracottari e sa che questa nuova miglioria deve essere usata. Invece il maledetto giallo, che non mi ricordo come si chiama, non ha neanche degnato di produrre il core. Ma e neanche il centro cibernetico sta facendo adesso, buffone. Tra l'altro gli vuol far paura con due zeloti. Non ho proprio capito, ma attenzione perché non è non anti-air. Non sono né chiusi né altro, ci sono dentro. È una delle cose più fastidiose che possono succedere nei team game. No, vai tra le sonde, vai dalle sonde. Non serve niente distruggere la forgia e non serve neanche che tu combatta gli zioloti. Non serve da arriva il core che pensava lui stesso alle sonde. Il core, esatto, perché vi ricordo che può attaccare senza grossi problemi sin da subito, quindi si metterà a distruggere. Attaccherà immediatamente il Nexus per impedire al core del suo avversario di uscire. Ma penso non credo che sia neanche ricerca, guarda, il core del suo avversario. Però in compenso ci sono 600
600 risorse accumulate, allora, da parte di TubeShock. E qui c'è non capisci bene come funziona l'espansione, secondo me bisogna poi fare un piccolo ripassino veloce. Oh, ci sono arrivati i Marine che riusciranno senza grossi problemi con un minimo di microgestione a... Con un minimo di microgestione? No, bastava un minimo di microgestione. Però vabbè, intanto vi ricordo, ma attenzione, qui non c'era da qualche parte un modo ship core, non mi dite che è stato già eliminato. Potrebbe, forse sì. I Marine sono passati e hanno mietuto. Potrebbe essere come dici tu, vediamo se ce n'è in ricerca un altro. No, forse è sparpagliato per la mappa. Eccolo qua, sta decidendo di uccidere. Ah, decide di andare verso l'espansione. Qualcos'altro, questo è sempre quello di Swikes, non quello di TubeX. Ma attenzione, perché arrivano due Marine incazzati neri che decidono di attaccare i Zerg. Qual è la conclusione? Gli hanno fatto paura, direi. Oh, sì, no. Wow, attenzione, perché questa... Attenzione, una spada vince contro un mitra. Stiamo cercando di vedere, anzi stiamo assistendo che... Quanti erano? 10 Zergling e 2 Zeloti hanno ucciso senza grossi problemi un'intera base. Wow, come sta tecciando adesso l'amico Swaysh? Swaysh, andiamo a vederlo, che si è presentato la sua bella espansione e decide di farsi la fabbrica robotica con un la fabbrica robotica. Allora io penso che Swaysh forse teccerà colossi e che non vedremo probabilmente qualche altra metà roba di Hosh. Puntando appunto sul classico, c'è il massimo colossi e poi che ce la mandi buona. Il mamma core era tuo, gli chiede Nine, mentre si fa un macro hatcher in base. Intanto arrivano i Marine che decideranno finalmente di eliminare senza grossi problemi. Forse. Il... Sì. No! Yeah! Che bella giocata! Oltre al danno alla beffa, il Mothership Core con la sua abilità Recall ritorna in base con la Troll Face stampata sulla faccia. Guardate che un po', ragazzi, in questo momento, ma c'è. Che cosa interessante ha appena usato Swatch. La prima volta che vediamo un core appunto richiamato in base nel momento del bisogno. Anzi, in questo caso nel momento della difficoltà. Molto, molto bene. Va bene. La difficoltà era il momento del bisogno, cioè... Io sono pronto a riandare, dice lui, con la bellezza di 5 Stalker, di nuovo il Mothership Core che ha già mietuto 4 vittime. Mentre dall'altra parte vediamo il Team Shock che decide, intanto tolgo questo, decide di espandersi. Ripartire. Sì, non è, è così, è brutto vincere, overmacriamoli. Guarda che si vede che proprio è Zerg dentro lui. No, dai, ma... Ragazzi. Sai quante partite abbiamo perso nel team game? Perché abbiamo, sì, abbiamo vinto, overmacriamoli. Attenzione perché per parte del Terran, anche se in teoria è l'avversario, però diamoci un'occhiata, vediamo arrivare l'armeria e già la ricerca dei pregnettoni. Quindi questo significa che vedremo anzi, Elbat, degli Elbat. Quindi finalmente, ragazzi, gli Elbat faranno il loro debutto qui durante un team game. Anzi, non è proprio il loro debutto, ma faranno il loro debutto su un team game. Ed è molto particolare. Io spero che qualche zelota gli vada addosso per rivedere con i miei occhi la loro grandissima efficacia. Sarebbe, contro appunto questa unità di sarebbe bello, ma purtroppo credo che Swikes non abbia intenzione di continuare a fare degli zioloti. Ma dall'altra parte io vedo che sta arrivando una fossa di infestazione, magari potremmo vedere Zurmost addirittura. Esatto. Viper, le Viper, sì, perché ovviamente la fossa di infestazione sblocca l'alveare. Intanto non fa la fascia di infestazione, veramente ti fa, oh, attenzione, arrivano gli Hellion, decidono giustamente, e invece due spy, probabilmente vedremo i Broodlord addirittura, non lo so, discreto contingente da parte del Terran. Io non vorrei che adesso i nostri cari amici rischino di essere messi in difficoltà, perché non è proprio malaccio. Sì, infatti, soprattutto perché in questo momento, se andiamo a vedere le unità, lo Zerg non ha unità di attacco, ci sì, sono però, solamente però lui sta andando a distruggere con un minimo di microgestione. Esatto, sta andando a distruggere da solo gli Hellion. Adesso vediamo se si riuscirà a trasformare. Sì, yeah! Il debutto degli Elbat. E andiamo a vedere, ragazzi, vi ricordo che hanno la bellezza di 135 di vita e sono molto un più attacco resistente. Meraviglioso, metti davanti i Marauder magari, così. Non lo so, voi servono a quello, ma attenzione perché adesso sono arrivati gli Stalker. Sono per uscire 32 Zergling, penso che possano Vediamo un po'. No, non perdere l'attacco, maledizione. Sì. Così, ma guarda, cosa... spappola proprio tutti. Stanno morendo tutti e veramente si è vista la differenza. Quei 32 Zergling non hanno potuto praticamente fare niente, nulla, solo 3 Elbat. Grazie, gli dice Nine, ma intanto qua ci sono altri 3 Elbat pronti a trasformarsi, scusami, con lo sguardo truce. Quello che tu hai appena detto, ragazzi, fatemi una Zergling più blatte, giusto? È modo di dire. Era questo che stai cercando di dire, no, giusto, con la formazione. Quello è un colosso. Io l'ho letta così, non me la racconti giusta, capito? No, sta facendo. Decide di fare le Mutalisk invece di farsi gli Swarmost, ma attenzione perché qui intanto lentamente la vita riprende in Tube Shock, che però ancora decide di non chiudersi
sostenendo che il Mothership Core probabilmente faccia da tappo. Da tappo. Ma attenzione, perché qui Nine gli suggerisce di farsi l'Immortal, perché sostiene che ci siano in arrivo, perché sa che vedendo gli Elva c'è già un'armeria, quindi ha già delle fabbriche. Probabile potrebbe fare i Thor, ma non credo che abbia intenzione di fare i Thor in questo momento. Guardate, c'è già un'altra caserma in costruzione, Medivac, sicuramente andrà di bio, sapendo che le Medivac curano anche gli Elbat, quindi esatto, effettivamente una buonissima. Provo un po' di confusione nel guardare la tabella di produzione da parte di Swire, che sta ricercando veramente tante cose, compreso un portale stellare che io penso sarà utilizzato in futuro per avere la nave madre. Ora come ora mi pare comunque un'apertura proprio totalmente concentrata sulle Gatewit, sebbene quel laboratorio robotico mi faccia pensare che in futuro potrà esserci uno switch molto più importante a Colossi. Attenzione, perché qui arriva un ping da parte di Nine e ci sono anche delle Mutalis che dovrebbero andare all'attacco. Ci penso io. Secondo me questo Swarm Monster è un semplice misclick, perché ne ha prodotto solamente uno. Probabilmente fa scena, eh? Sì, è bellissimo comunque. A parte veramente tutto, bello. È veramente bella. Ma guarda, è un Parsect. Quelli là, quei bubboni che gli stanno per scoppiare nella schiena, che sono veramente. Sono bolle di sapone. Attenzione, si smentisco, non è un errore, decide di farsi un altro. Ma non capisco il perché della doppia spirale. È perché una build, c'era, ce le ha, scusa, perché non le deve fare. Giustamente, è una build di Linok, quella di farsi la doppia spirale per avere i potenziamenti più in fretta. Attenzione. Però se non li ricerchi. Tempest da un lato, che saranno anche per essere potenziate. Veramente molto interessante, forse anche sfruttando la sua economia, che è veramente dirompente. Difatti ha 3 espansioni e potrebbe chiaramente, se ne avesse la possibilità, prendersene una quarta, perché ora come ora l'Aras, appunto, l'Aras dei suoi avversari è completamente assente. E la cosa non va mai bene, mai lasciare magari un Protoss così tanto. Attenzione, perché della morte. Il più drop, che però è molto rischioso. Attenzione, perché, perché ci sono... No! What? Dove stai andando? May, no, sei proprio stronzo. Ah, ok. Che stronzo. Dai. Il tuo papà gli dà una mano. Ma non sta neanche facendo. No, ma è il tuo amico. Io amico, siete cresciuti insieme. Ti ho visto crescere insieme, ti voleva bene. Riesce a respingerlo, ma attenzione. Ah, tra l'altro se ne va lasciando. Sì, ha distrutto il Nexus, quello che doveva fare se ne va. Sai cosa si sta per tornare indietro? Devi. Aspetta, ecco, forse le riuscirei a intercettare. Olle! Ero preoccupato che si andasse di nuovo. Attenzione, grandissime perdite. Oh, le Viking, pessima scelta contro le Mutalisk. Però se ne va, in teoria poteva lasciare lì a sfasciare tutto. Sì, però. Vain però mi ha proprio rotto. Se l'avessi fatto i miei alleati avrei perso ogni la stima per lui completamente. Pensa invece ai tuoi alleati, a caso, che attaccano le tue unità, sempre a caso, quando giochiamo insieme. Sempre a caso, eh. Ogni riferimento a fatti accaduti recentemente nel passato. Ma guarda che tu hai alleato in generale, cioè basta che uno abbia fatto almeno un team game con te per sapere, non è che solo a fine partita vi spieghiamo questa situazione, ragazzi, perché bisogna proprio ampliare. Attenzione, la perché intanto qui abbiamo un prisma che è indeciso su dove andare. Prisma! Qua intanto abbiamo tutta la circonferenza della torre sessoriale da parte del Terran. Entra la vede. La vede e quindi dropperà probabilmente qui. Guarda, c'è anche la base pronta. Vedete come la vede? Dimmi. Cosa succede se prendi la torre sessoriale? Se prendi prima il Terran, dice Nine, no, dice Svikes. Decide di andare a uccidere 2 sonde invece di fare un attacco a sorpresa. Cube Shock lo vede, sì, ma Cube Shock è rimasto ancora traumatizzato da prima. Attenzione, le muta stanno finalmente girando per i Nexus, così. Intanto qui abbiamo l'ingaggio Mono Zeloti contro 3 Stalker. Credo che vinca il Mono Zeloti. Quello non è proprio Mono Zeloti, c'è un Colosso e una Tempest come accoppiata. Peccato per TubeShock, che si era appena rifatto e... Si era rifatto con 6 risultati, cioè non producendo niente, esatto. Praticamente cioè, però insomma qualcosa se impegno no, l'intenzione è buona. Esatto, alla fine bisogna premiare anche attenzione lì. Perché qui abbiamo che arriva l'esercito del Terran. Attenzione. Che arriva il Colosso, viene regalato così, buttato in mezzo alla mischia. Ragazzi, ma il Terran sta giocando molto bene, non è un fenomeno. Sì, non è un fenomeno giocando. Perché in realtà le unità le mette come arrivano. Guardate, cioè proprio così però è ancora in game, il Terran non ha mica... Mi fai vedere se ha fatto dei potenziamenti il Terran per la bio. Sì, 2-2. Accidenti, questo paga. Attenzione! Attenzione, se passano le muta da lì sopra sarà un macello. No! Che sfortuna. Guardate le locuste come avanzano terrificanti. Peccato che sono veramente molto lontani gli Swarm Monster, non servono più di tanto perché ora che arrivano le locuste sono già morte. Sì, infatti, peccato. Comunque la scelta di fare le mine mi è piaciuta davvero tanto, molto interessante. No, il Terran si è trovato un paracarro come alleato. Però ha sicuramente fatto una gran bella partita. Un paracarro. Ah, ok, avevo capito un peracaro. Però vabbè, un piccolo non spostare il tuo esercito sulle liquide. No!
Attenzione perché le Viking ovviamente spappolano senza grossi problemi. Guardate che cosa ripugnate. Guardate quando escono le locuste, ripugnate. No, non c'è andare in bocca, muori. Cioè... Infatti bisogna che carichi tutto. Se ne va, decide di far scendere. Che cosa hai fatto? Perché? Ha perso tutto. Bravo. Ottima scelta quella di far cadere Eagle. Ah, c'è della lava, atterriamoci. Questo è quello che è appena successo. Ma intanto attenzione perché qui abbiamo il prisma che continua a droppare. Giocata alla White Rave a parte di Swiss con le vute proporzioni, ma comunque ha arrasato in terra nei momenti in cui appunto era più debole. Saggia decisione, infatti quelle locuste sono così tante che guasciano gli edifici. Sì, beh, sono 5.000 queste locuste. Questi sono esattamente, vediamo, 20 swarm, non sono assolutamente una cosa da ridere. No, infatti, sono 18. No, sono infatti 20. Non starei da 18. Tubsock lì va indignato. Dice, cioè, non sono riuscito a fare niente, esatto. Sono arrivati subito, scusa. Decisamente. Il Garen ovviamente resterà in game per altri 20 minuti perché è così che ci si comporta la terra. Tubsock però è comunque un giocatore discretamente pacco. E guardate come continuano ad andare in giro con questi zioloti che fanno veramente un macello, ma devo fare anche il plauso che è a Svikes che ha ricercato il potenziamento dello scudo. È stato bravo. Addirittura c'è di livello 2. In maniera un po' esatto, no. Io non avrei fatto subito il potenziamento dello scudo, anche perché vedendo il Terran che andava di bio, non si sa mai, poteva venire fuori un ghost. No, però ma non era il caso. Ma sai, quando è 4 basi, un'economia pronta ad esplodere, puoi anche spendere quei soldi per quel tipo di. Sì, sì, no, ma tra l'altro poi c'è, non siamo in Grandmaster, di solito i Terran i ghost skippano a piedi pari proprio. Finestra da buon gusto e lasciamo chi di dovere, giusto Matteo? E comunque ragazzi, c'è da dire che sicuramente le cose verranno cambiate da qui fino a marzo, all'uscita del gioco. Quelli di sicuro così non rimangono. Vi ricordo però che comunque i team game è risaputo che non vengono bilanciati, perché ovviamente no, vabbè, ma anche in 1v1, cioè quei cose sono sarà molto divertente, però cioè, dai. Sarà molto divertente però se implementeranno il team gaming prima di eliminare le locuste o così come sono. Sarà veramente molto divertente. No, anche Widowmine, fa esatto, Terran Zerg, Widowmine e Locust, ciao, hai la vinto. La velocità con cui è scesa la fortezza. Perché giocare Protoss, giusto? Esatto. Terran Zerg. Voi Protoss avete solo ed esclusivamente il modo ship core. No, può essere no, no, ragazzi. No. Vi farò vedere dei giochi con gli oracoli che vi faranno capire perché adesso saranno stranerfati anche gli oracoli. Lo staremo a vedere. Stretta in bocca al Terran. Non c'è più nulla che può assolutamente fare e lascia indignato anche lui. Beh, che dire ragazzi, è stata una partita molto piacevole. Sì, decisamente, è andato qua. Sì, abbastanza movimentata, abbiamo visto praticamente tutte le nuove unità. Svice è un giocatore molto ordinato, pulito, macra molto bene e si espone altrettanto bene. Quindi tanti complimenti, è un discretissimo giocatore, mi piace. E intanto noi la Medivac che prova a curare una cosa che sta già morendo. Esatto, perché l'ottimismo è il profumo della vita. E ragazzi, ci sono un sacco di cose. Qua ci sono dei corpi decomposti. Vanno a fuoco, vi prego, ragazzi, fateci una torre sensoriale. Perché io ne ho bisogno adesso. Adesso vorrei lasciarvi SCV che vuole uccidere un zelota no, in carica. Secondo me lì c'è uno zelota che ci sta andando. L'SCV fa, ma non dovevo arruolarmi. E detto questo, ragazzi, speriamo che il game vi sia piaciuto. Noi vi salutiamo. Ciao.